potuto rappresentarmi come conduttore, come condottiero, davanti alla sede della CNA. Qui abbiamo il segretario, questo è il presidente con la presidenza, che fa da filo conduttore e trascinatore degli associati e le porta verso la sede della CNA. Questa qui io irrispettosamente sono raffigurato come appunto un condottiero re, ma vorrei essere tale, vorrei avere questo carisma negli anni prossimi che mi restano di questo mandato e del 2015, di poter avere la capacità di far affluire tantissimi associati alla sede della CNA e valorizzare la nostra associazione. E la nostra periferia. I fiori. E cioè dove non, i nostri territori non sono aridi, sono pieni di forza, ma devono essere messi a sistema. E tutti questi sono dirigenti, presidenza, pensionati, colleghi delle varie zone d'Italia che lavorano, fanno tesseramento e nei vari ostacoli che incontrano portano il risultato concreto dell'aumento della base sociale, del tesseramento. Questo io l'ho voluto rappresentare come il muro, un muro che sono le resistenze che ci fanno rallentare il percorso. Però il nostro è un lavoro molto positivo, perché stiamo lavorando molto bene. E queste sono le persone che, però c'è un muro che non è tanto alto, ma c'è ancora da abbattere, da superare. Questa sono io e accanto ho il pinguino, che è la rappresentazione del cambiamento, che è un cambiamento molto bello, molto, molto positivo, perché è fatto con tutta una squadra che vede la prospettiva del futuro in senso propositivo. Rappresenta i nostri iscritti alla CNA, pensionati. Questo rappresenta la presidenza, questo è il nostro amico presidente della CNA Pensionati, questa è la nostra segretaria. Io vorrei che questi uomini che si vedono in questo momento siano un esempio del raddoppiamento che dovremmo fare. I Ominis rappresentano il territorio dei i pensionati nel loro territorio e come obiettivo hanno quello di raggiungere questa bandierina, che è l'incontro tra la CNA, che è rappresentata dall'organizzazione, e dalla forza che ha la CNA. L'organizzazione è questo operaio, è un bravo operaio perché lo vediamo che è munito di tutti gli attrezzi per andare avanti, e la forza che tutti riconoscono la CNA. L'obiettivo è quello che attraverso la saggezza del nostro presidente, le capacità della nostra Beatrice rappresentata dal gatto e il territorio che abbia un obiettivo comune, che realizzi diciamo dei percorsi con obiettivi comuni, ci faccia incontrare con la forza e l'operosità della CNA per farla crescere. È espresso la vita di parecchi anni dell'associazione. Parto naturalmente dalla costruzione della sede nazionale, che naturalmente porta all'interno tutte le anime dell'associazione. Io l'elefante l'ho messo come la pesantezza del passato, la tartaruga io la metto come un modo lento di intraprendere strade nuove. Volevo trovare anche un uccellino, ma non c'è, che sa volare, insomma, che va a guardare le prospettive oltre. Ce lo immaginiamo, esatto. E la scimmia però forse è meglio, perché rappresenta proprio la creatività, la forza della creatività, che se noi mettiamo fuori tutti ce l'abbiamo. E anche oggi che giochiamo ci liberiamo un po' dagli schemi mentali che ognuno di noi, o dai ruoli che abbiamo predefiniti. E se riusciamo a fare tutto questo, ci vogliono anche che me li ha regalati lui, i due cani, che rappresentano la fiducia, la fedeltà. Mi piace tanto il calcio. Ho voluto
evidenziare una squadra vincente che vincesse tutti i campionati. Questo siamo noi, la nostra squadra, la CNA, che sta giocando tutti assieme per vincere i campionati. E sarà un auspicio semplice, sarà una cosa semplice, però è quello che mi parte dal cuore, quello che mi parte dal cuore, perché amo veramente la CNA.